Francesca Orlandi, sono la coordinatrice di questa struttura che è un centro di aggregazione giovanile della cooperativa Roma Solidarietà promosso dalla Caritas di Roma. E siamo nel quartiere di Tiburtino Terzo, che da molti anni non ha servizi, quindi è un quartiere per certi aspetti che potremmo definire un po' dormitorio, dove giovani e persone per strada non si incontrano, si vedono molto poco, e invece ci siamo accorti che c'è una vita dietro questo quartiere e stiamo cercando in tutti i modi di metterci a servizio del territorio, quindi coinvolgere gli enti del territorio, coinvolgere gli abitanti del quartiere, ma soprattutto i giovani, che sono in realtà il nostro specifico. Tutte le attività che facciamo dal lunedì al giovedì favoriscono proprio la partecipazione dei ragazzi, che sono soggetti attivi, non sono beneficiari, ma propongono, danno nuove idee. Lo street basket in particolare anche è nato proprio dalle voglie dei ragazzi che ci parlavano di questa attività che mancava sul territorio, e abbiamo quindi deciso di proporla. I ragazzi che partecipano vanno dagli 11 ai 17 anni, per cui vengono da paesi diversi, da culture diverse, parlano lingue diverse, ma poi si ritrovano sul playground e in qualche modo riescono a trovare un modo di comunicare, interagire, conoscendo anche nuovi ragazzi del quartiere, e si crea un clima piacevole di inclusione e di socialità. L'attività di street basket si svolge tutti i giovedì pomeriggio dalle 4:30, momento in cui partiamo proprio dal centro tutti insieme e veniamo qua sul playground, fino alle 6. Ed è svolta in collaborazione con l'associazione sportiva Esprino Basket, per cui qua con noi, oltre a tutti i ragazzi, poi c'è un allenatore. È un progetto che appunto facciamo una volta a settimana e in cui diciamo cerchiamo di convincere più ragazzi possibili appunto della casa famiglia a farli venire a giocare a basket. Iniziamo comunque giocando, puntando ogni settimana a imparare sempre di più le fondamenta di questo gioco, perché secondo me è un modo importante per diciamo iniziare a relazionarsi, socializzare. Il nostro obiettivo è quello di metterci in ascolto innanzitutto, quindi cercare di ascoltare le persone che abitano questo territorio e poi fare comunità e quindi metterci in cammino insieme.